Beh, credo che le ragioni delle mie scelte si facciano sempre più chiare, anche come giornalista, anche se non lo vuoi più essere, che nel cuore è il mestiere che hai, e in questo momento stare qui in Europa significa capire le cose veramente fino in fondo. A proposito di questo, appunto, le sono state assegnate già le commissioni parlamentari di cui farà parte. Se ce le vuole presentare, spiegarci un po'. Sì, certo, non sono un segreto al momento. Sarò delegato nella commissione esteri, che era la cosa che davvero volevo, insomma. E poi bisogna essere sempre secondi con altre commissioni, sostituti si chiamano, in maniera da non lasciare mai le commissioni. E quindi ho scelto quelle collegate, la difesa che è dentro al momento è come sottocomitato degli esteri e il commercio estero che poi è quello sulla Cina fondamentalmente. Parlando di commissione esteri, è impossibile non pensare chiaramente alle guerre che abbiamo ai confini dell'Europa, Ucraina, Medio Oriente. Come vede il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni a proposito di queste problematiche? Beh, intanto devo dire che il lavoro che è stato fatto questi anni è per certi versi sicuramente discutibile da ripensare, perché per esempio abbiamo appena votato una mozione che al proprio interno non aveva, sulla questione dell'appoggio all'Ucraina non aveva la parola pace. Quindi voglio dire, questo è un tema molto delicato per questo palazzo. Quindi io credo che la prima cosa che conterà dentro questa legislatura è la capacità dell'Europa di mettere in piedi un'iniziativa di pace. E dico iniziativa di pace che non è un convegnone o una riunione in montagna tra leader. Le iniziative di pace sono una cosa che viene costruita con sapienza, con conoscenza, identificando i protagonisti, le soluzioni. Viene poi messa a terra, no? Si trova a praticarla e durano anche anni, però è una struttura che c'è lì e che diventa anche una salvaguardia per ulteriore allargamento del conflitto. La pace viene costruita, mentre invece la guerra è la distruzione che può avvenire in un attimo. Quindi io credo che su questo l'Europa ha lasciato troppo spazio ad altri. Mi scuso se sono lunga, ma è un tema che o uno ne parla un po' o non ne parla. Per cui io credo che il primo obiettivo di questa legislatura, di questo governo europeo, è quello di riuscire a dimostrare di poter incidere sulla pace. Le guerre in corso sono chiaramente in fase di disfacimento, c'è spazio, ma bisogna riportare dentro una situazione. Aggiungo solo questo. L'Europa, tutti dicono, è un sogno, era un'utopia. L'utopia maggiore dell'Europa era quello di bloccare 2 secoli di guerra, se non di più, unificando l'Europa. Abolire la guerra era il principale sogno del patto europeo. Se oggi, dopo 75 anni, ritorna la guerra in Europa e l'Europa non è in grado di riportarla a casa, di richiuderlo, diciamo, questo capitolo, non ci sarà Europa.